211 candidature da ogni parte del globo, dalla Cina agli Stati Uniti, dall'Europa al Giappone. La giuria ha selezionato 47 opere che concorreranno per il primo premio e, novità di quest'anno, per il premio Residenza d'Artista, promosso e finanziato dalla BCC di San Marzano. Groptaglie, la rinomata città della ceramica pugliese, nota per il suo secolare savoir-faire artigianale e il suo caratteristico quartiere delle ceramiche, si prepara ad ospitare la 31esima edizione del concorso di ceramica contemporanea mediterraneo. E quella di quest'anno, in programma dal 13 luglio al 5 ottobre prossimi, sarà un'edizione da record che trasformerà la città pugliese in un vivace centro di creatività e innovazione, con opere d'arte di altissimo livello create da ceramisti provenienti da ogni angolo del mondo. Abbiamo lavorato per la creazione di una rete delle 6 città della ceramica, con questo marchio che abbiamo chiamato POP e che stiamo provando a portare a livello internazionale, che è la traduzione di Pottery of Puglia, ossia la nostra ceramica di Puglia, perché abbiamo dimostrato che il saper fare della Puglia può avere un'attrazione internazionale. Quest'anno più che mai la mostra della ceramica contemporanea diventa un melting pot, ci si incontra con tutte le culture, ma gli artisti sono veramente straordinari, il profilo altissimo, ma vengono da Hong Kong, dal Canada, insomma da tutto il mondo veramente. Le opere sono straordinarie.